Ed ora, cari amici ed amiche, all'ascolto e alla visione, appunto, siamo qui in compagnia di Al Vox. Ciao! Ciao ragazzi, ciao a tutto lo staff di Radio Beat Music, ciao a Luca Gobbi che mi sta intervistando, ciao a tutti quelli che vedranno questa intervista. Ciao a tutti, è un piacere essere qui. Come va? Io tutto bene, dai, è un periodo molto prolifico a livello artistico, quindi sono contento. Per chi mi segue, chi mi conosce, sa che io voglio vivere di arte, quindi sto molto bene perché è un periodo che l'arte si sta facendo sentire non poco, ecco, nella mia vita personale. Allora non possiamo dire impara l'arte e mettila da parte. Guarda, me l'hanno detto in tanti, però secondo me l'arte è proprio espressione dell'anima, quindi secondo me non va messa assolutamente da parte, anzi va coltivata e credo anche che sia un metodo sensibile per potersi approcciare a ogni tipo di argomento. Quindi secondo me l'arte è completa, non va messa da parte assolutamente. Beh, guarda, iniziamo proprio subito a parlare un po' di qual è stato il tuo approccio musicale, appunto. Qual è stata la tua prima pubblicazione? Allora, io innanzitutto la mia prima pubblicazione discografica è stata nel 2011 con il CD Anatema dei Blind Carnival, che era una band in cui militavo. Però in realtà il mio inizio musicale avviene dalla seconda media, cioè io in seconda media mi vedevo con questo mio amico che adesso è diventato un ottimo chitarrista, che si chiama Stefano, lo saluto. Io e lui ci mettevamo a suonare, io cantavo malissimo, ero stonato come una campana, però comunque cantavamo lo stesso e incidevamo con un lettore MP3. Poi io ho cominciato ad appassionarmi sempre di più al canto, ho detto no, vabbè, adesso comincio a studiare. Ho cominciato a studiare canto per un bel po' di tempo, alla fine io e questo ragazzo Stefano ci siamo messi insieme e abbiamo detto facciamo una band e abbiamo fondato i Revolution System. Infatti nel 2007 io ho il mio primo concerto live con questa band a Palazzo Ducale a Genova davanti al sindaco, tra l'altro è stata un'esperienza bellissima, è stato il mio primo concerto. Da lì in poi c'è stata un'esplosione di live, di eventi e di cose da raccontare, abbastanza rilevanti alcune, ecco. Però diciamo che la mia prima esperienza, il mio primo approccio avviene proprio nel 2007, ufficialmente, perché io la musica già la facevo da piccolo. E adesso appunto, tra le tue esperienze appunto come band, sì, qual è stata quella che magari ti ha segnato di più anche per adesso la tua carriera da solista? Guarda, sicuramente i Blind Carnival, perché in realtà la prima band in cui io ho fatto parte come cantante era una band folk rock, comunque già con un pensiero, mentre i Blind Carnival li ho costruiti totalmente io, cioè nel senso che ho pensato al nome, ho pensato a quale poteva essere l'immagine, ho pensato a tante cose, ho pensato ai testi, alle canzoni, le scrivevo io. Dopo i Blind Carnival, dopo lo scioglimento, diciamo, che quindi sono diventato solista, in realtà il genere non è cambiato più di tanto, nel senso è cambiato il genere ma non lo stile. Quindi le mie canzoni in realtà sono abbastanza simili per alcuni aspetti a quelle dei Blind Carnival, quindi io credo di essere più legato per una questione ideologica, per una questione sentimentale, più ai Blind Carnival che ai Revolution System. Seppure, devo essere sincero, i Revolution System erano stati fondati con quello che allora era il mio miglior amico, quindi in realtà dovrebbe esserci un sentimento più forte, però se devo essere sincero, tra le due esperienze sicuramente i Blind Carnival sono stati quelli che mi hanno lanciato nel genere che sto facendo anche adesso. E appunto genere che stai facendo adesso, ti va un po' di raccontarci appunto? Sì, guarda, quello che fa, allora io non faccio un genere preciso, non ho un'etichetta di genere, faccio tutto quello che mi pare, e flamenco, pop, rock, rap, elettronica dance, però forse il genere a cui più sono affezionato e che più ho citato nei miei album, nelle mie produzioni, è l'elettronica. L'elettronica degli anni 90, il New Romantic dei Spandau Ballet degli anni 80, piuttosto che al rock italiano con influenza elettronica appunto degli anni 90. Quindi in realtà io, per quanto spazi per ogni genere, in realtà poi l'elettronica è un elemento che si trova sempre.
rapidi, forse l'elettronica è il genere più azzeccato per definirmi. Adesso invece arriviamo a parlare di un argomento molto attuale, perché ti farai un regalo di Natale, possiamo dire. Sì, vi farò un regalo di Natale. È stato un allora, è stata una cosa veramente dura, lunga, complessa. Nel senso che io ho fatto uscire due dischi che sono appunto Loop e Canzoni delle Generazioni, rispettivamente del 2014 e del 2015. Poi sono sincero, ho avuto una crisi creativa, ho cominciato a non scrivere più niente. Un giorno, quando invece mi ritrovo al computer a comporre Non ho testa, quella che poi è uscita anche in varie radio, che cosa succede? Che tramite quella canzone io ricomincio a scrivere. Allora poi un giorno mi ritrovo col mio programma di composizione e trovo un beat che mi piace particolarmente. Su questo beat comincio a crearci sopra archi, suoni vari elettronici, così alla fine viene fuori un pezzo nuovo. I know. Chiamo subito i miei videomaker di fiducia e dico: ragazzi, dobbiamo fare assolutamente il video di questa canzone. Doveva essere un pezzo estivo, però alla fine per varie tempistiche non ce l'abbiamo fatta. Quindi alla fine sono riuscito a finire questo video, però ve lo consegnerò esattamente il 23 di dicembre, esattamente 2 giorni prima di Natale. Sarà il mio regalo di Natale. Perché non l'ho fatto uscire il 25 o il 24? Perché ho pensato, non è una canzone natalizia, quindi facciamolo uscire un po' prima, così magari la gente non è tanto impegnata con cene, pranzi e il resto. Quindi il 23 di dicembre uscirà su YouTube, sul mio canale, I Know, che è il nuovo singolo di lancio del terzo album. E come mai hai deciso di fare questo singolo in inglese? Ma non è del tutto in inglese, in realtà è in parte in italiano e in parte in inglese. Non c'è una vera e propria motivazione. In realtà è nato dal fatto che mi sono ispirato molto, ripeto, alle sonorità e anche ai testi di alcuni elementi, come appunto gli Spandau Ballet. E quindi ho pensato, loro cantavano in inglese, lo faccio anch'io per un ritornello, perché io poi sono per la stesura in italiano. Però, nel senso, con questa canzone ho voluto variare un po', ho detto faccio il testo in italiano e il ritornello in inglese, che poi alla fine vogliono dire comunque la stessa cosa, nel senso che l'argomento è sempre quello, rimane. Non è che nel ritornello l'argomento cambia. Rimane sempre una sorta di, come dire, filo conduttore, ecco. Tra l'altro so che per gennaio è anche prevista delle nuove news. Diciamo di sì. Allora, tutto nasce dal 23 di dicembre. Allora, il punto è questo. Prima di avere una distribuzione nei negozi dei miei primi due album, io gli album li vendevo ai concerti e alle persone che me li chiedevano in maniera privata. Ora che cosa sta succedendo? Adesso io li sto cominciando a distribuire nei negozi, per il momento solo a Genova, per il momento, poi spero anche di espandermi, e sto facendo tutto da solo. Che cosa succede? Il 23 di dicembre non uscirà soltanto il singolo I Know, ma per chi vorrà potrà già acquistare tramite mail, basta che mi scriva, non c'è nessuno, io rispondo a tutti, leggo le mail di tutti. Basta che mi scriva e mi dice: voglio il tuo album prima che esca nei negozi nel 2019. Quindi in realtà il disco non è del 2019, è del 2018-2019. Quindi faccio un esempio: tu, Luca, arriva il 23 dicembre, ascolti I Know, ti piace, vai nei dettagli del video, vedi la mia mail e mi ordini il CD. E io te lo faccio avere prima dell'uscita nei negozi e in streaming, che è prevista intorno a febbraio. Perché comunque i tempi della SIAE per i bollini sono tanti, quindi bisogna aspettare tante cose. Quindi in realtà c'è un terzo disco che si chiama Alter Ego, e non è ed è anche un gioco di parole, perché il mio nome d'arte è Alvox, quindi Alter Ego, ed è il terzo disco che completa il percorso che è cominciato con Loop nel 2014. Quindi abbiamo Loop del 2014, Canzoni delle Generazioni del 2015 e Alter Ego del 2018-2019, per chi lo comprerà prima nel 2018 o per chi lo comprerà nel 2019 o per chi non lo comprerà, l'ascolterà soltanto in streaming, che lo può fare. E inoltre, appunto, ricordiamo che ti possono seguire sui social. Sì, io seguo, allora, io sono molto su Instagram, su YouTube, carico tutto, carico i miei live, carico i miei video musicali, carico le mie
le mie interviste se non sono state caricate da altri, insomma sono sempre molto attivo su YouTube, su Instagram, su SoundCloud, che purtroppo adesso è un social che si considera un po' poco, però in realtà un tempo andava forte. A me piace molto SoundCloud e sto anche lavorando per mettere i miei brani su Spotify, che in realtà la gente può pensare, sai, mettere i brani su Spotify è successo, in realtà è una cosa abbastanza effimera anche quella, quindi in realtà non so quanto potrà giovare alla mia carriera, però avere i pezzi su Spotify è una soddisfazione. Quindi seguitemi su questi social per tutte le informazioni e tutte le novità. Giustamente, dai, io invece per il momento ti ringrazio, ma alla prossima. Ma alla prossima, quando volete, ragazzi, io sono sempre presente, sono sempre qui, quando volete. Mi raccomando, appena esce questa intervista, Radio Beat Music, andate subito sul canale a seguirla per poter avere le ultime informazioni proprio sul momento. E io vi ringrazio.